Video haul. Tivu, mi hanno detto che si pronuncia così. Niente ragazze, mega haul, 280 euro di merch, ragazze, 280 euro di roba gratis per me. Sono felicissima perché ho scelto delle cose che veramente mi servivano, servivano per la casa, servivano per noi, non ho preso scemenze. Volevo parlare un attimo appunto del sito di Temu. Temu è un sito che è emergente, che sta spopolando, come sapete, penso che avrete visto un po' dovunque questo logo. È un sito di cui si è tanto sentito parlare perché ha dei vantaggi strepitosi. Innanzitutto abbiamo la spedizione gratuita e il reso gratuito entro 90 giorni. Quindi spedizione gratuita senza minimo d'acquisto, possiamo spendere anche 50 centesimi che la spedizione è gratuita, quindi questa cosa è wow. E poi appunto il reso gratuito entro 90 giorni. In più abbiamo della merce di qualità, di alta qualità, a prezzi piccolissimi. Poi ci sono tanti altri vantaggi, come ad esempio se scaricate l'app, al primo ordine avrete il 50% di sconto. Poi ci sono degli sconti all'interno della piattaforma, all'interno del sito, che arrivano fino al 90%. Quindi ragazze, è veramente wow. Adesso andiamo a vedere che cosa ho comprato, ma prima ci tenevo anche ad aggiungere che con il mio codice sconto, che vi lascerò per tutta l'intera durata del video in sovraimpressione, avrete un ulteriore sconto grazie appunto al codice sconto di Emanuela. Questo video, ragazzi, questo video haul si dividerà in due parti, perché appunto ci sono, come vedete, 4 bei pacchettoni e quindi il video sarebbe lunghissimo, quindi ho deciso di dividere il video in due parti. Questa sarà la prima parte in cui andremo ad aprire insieme due pacchi, quindi andremo a spacchettare due dei pacchi di Temu. Nel prossimo video andremo ad aprire gli altri due pacchi e andremo a vedere che cosa ho comprato, quindi partiamo subito perché di roba ce n'è tantissima. Cominciamo. Comunque ci tenevo anche a dire che è un sito che spazia da ogni categoria, ragazze, abbigliamento, roba per la casa, roba per pulire, sulla quale comunque mi sono concentrata, ci mancherebbe altro, quella è la mia categoria praticamente, vestiti per i bambini, beauty, cioè veramente di tutto. Io adesso non ricordo nemmeno più che cosa ho preso, ma ricordo che ho preso solamente cose utili e qualche sfizio, che comunque mi sembra comunque, che poi anche gli sfizi servono, se compri un soprammobile magari e sai dove metterlo, appunto serve. Ma non è questo il mio caso, cominciamo. In che cos'è? Aspettate ragazze, per ogni articolo vi lascerò accanto, anzi mi sposto proprio di proposito, mi lascio lo spazio. Vi lascerò accanto la descrizione, il prezzo è tutto, e poi troverete sotto nell'info box il link di tutti gli articoli, che se non mi sbaglio 48 articoli quelli che ho preso io, di tutti gli articoli che io ho menzionato e fatto vedere nel mio video. Allora, questo qua, se non mi sbaglio, è un organizer per i trucchi. Andiamo a vedere se è vero, andiamo ad aprire insieme. Comunque ragazze, sono impacchettati benissimo, molto compatti come pacchi, e sto vedendo che sono chiusi bene, si girati bene, ed è così, è questo, a cassettini, esci, si sta uscendo, ed eccolo qua. Questo mi serviva, ragazze, questa era una cosa che mi serviva, ed eccolo qua, c'è il sopra. Per come io ho praticamente il portaposate, chi mi segue lo sa, io tengo un portaposate come portatucchi, che è tipo come questo qua sopra, ci infili matita, rossa, che c'è a portata di mano, non c'è niente sopra che chiude, non devi fare questo movimento di aprire e chiudere, direttamente ce l'hai a portata di mano. E questo praticamente è il cugino di quello che avevo io, però in versione meravigliosa, cioè nel senso con i cassettini, bello sistemato, e ci sono appunto i cassettini, come vedete, andiamo ad aprirli, sono tre cassetti, dove possiamo andare a mettere creme e cremine, e
sopra è libero, e questa è la cosa che mi piace tantissimo, che era come quello che io avevo, però questo qua in più i tre cassettini, e questo qua andrà in bagno. Andiamo avanti, questo mi serviva. Andiamo avanti. Qui che c'è? Andiamo avanti. Strappa la carta. Strappa. Guardate come sono confezionati, ragazze. Veramente. Cosa sono? Cosa c'è qui dentro? Oh, i vasetti! Guardate che carino! Questo è stato, penso, l'unico sfizio che mi sono tolta come un decor della casa. Poi tutto il resto sono roba per pulizie, cose che mi servono per la casa. Questo qua è un sacco, sono il vaso più piccolo e quello più grande. Questa forma si usa tantissimo per ora. Andiamo ad aprire l'altro. Strappa la carta. Ecco qua. E sono due. Togliamo tutto. Via. Al solito mio ragazzo che mi segue lo sa che è la prima volta che mi vede. Piacere Emanuela, io sono così per le cose pratiche. Tanto poi raccolgo. Sono così, io li ho voluti in questo colore perché c'era bianco, c'era beige e c'era un altro tipo di bianco, adesso non mi ricordo. Io non li ho presi proprio bianchi, adesso dal video non rende, ma è una specie di avorio quasi, non è nemmeno panna. Vi lascio sempre qui di fianco la descrizione, il prezzo è tutto, ragazze, sono bellissimi, belli, non me li aspettavo, sono fatti veramente bene, ve li avvicino. Guardate, liscissimi, quindi di ottima qualità, ragazze. E questi qua li poggiamo un attimo qui da parte. Andiamo avanti, che in questo pacco non c'era più nulla perché c'erano due cose enormi. Questo qua l'ho mezzo aperto già. Oh, ragazze, ho preso un secchio con una specie di simil palo sniffer che mi è piaciuto tantissimo. Mi sposto sempre, che forse è meglio, lascio più spazio, e vi faccio vedere qui come funziona. Aspettate che apriamo. Strappa la carta, è il mio compleanno praticamente, cioè tutti questi regali. Oh, aspettate che lo usciamo. Eccolo qua, ragazze. Questo qua innanzitutto è super slim, cioè praticamente lo infiliamo dappertutto perché è piccolino. Ha in dotazione i suoi pannetti, come vedete. Qui c'è il bastone ovviamente che si deve montare. Poi, è come un palo sweeper con i pannetti, con la differenza che possiamo andarci a lavare il pavimento in totale tranquillità e velocità, secondo me, perché all'interno ci va l'acqua e qui c'è come strizzare il pannetto. Qui c'è anche il manico, quindi possiamo portarlo da una stanza all'altra. Ragazze, per me questo è fantastico, soprattutto per le stanze piccole, come ad esempio il bagno, i bagni, adesso vedremo, o il corridoio, ma anche secondo me per l'open space, solo che dovrò andare a cambiare l'acqua più volte magari, perché è piccolino il secchio, però mi è piaciuto tantissimo e l'ho voluto. Vedete? C'è lo strizzo dall'interno. Andiamo avanti. E questo qua era per le pulizie della casa. Figuriamoci se io non prendevo qualcosa per le pulizie della casa. Cosa abbiamo qui? Non lo so, manco io. Secondo me questo è l'unico video haul che state vedendo, perché ce ne sono stati tanti negli altri canali, dove la YouTuber in questione si sta sorprendendo insieme a voi, perché non mi ricordo più e perché non li ho aperti prima. Ho voluto proprio farlo insieme a voi. Strappa la carta che si è incollata, perché ragazze sono proprio imballati benissimo, credetemi, imballati benissimo. E qui li abbiamo. Che c'è qui? Allora, oh, forse l'ho capito, ci sono più cose tra le altre cose. Innanzitutto abbiamo il wireless speaker. Che cos'è? Praticamente è una radio, un altoparlante Bluetooth da doccia, ragazze. Fantastico, questo qua si può bagnare, si attacca nella doccia, quindi può prendere acqua tranquillamente, si può bagnare, e va a riprodurci la musica che più ci piace. Però c'è sempre qui. E ragazze, questo qua l'abbiamo voluto io e mio marito da morire, perché comunque chi è che non canta sotto la doccia? È raro. Avanti, dai, diciamolo che cantiamo sotto la doccia. E questo qui
anche il suo cavetto USB. E questo qua, appunto, ve lo avvicino di nuovo. Vedete com'è? Questo si illumina tutto. Si illumina tutto come nella foto, nell'immagine. E questo qua per ascoltare la musica in doccia, la ventosa. Vedete? Ventosa. Si attacca facilmente. E appunto è acquatico, come si vuol dire. È resistente all'acqua. Poi, qui ci sono un po' di cose. Cosa abbiamo qui? Ok, questa qua è un appendino praticamente, dove ci puoi andare a mettere anche delle cosine dentro, come delle cremine, eccetera. E questo qua l'ho preso per il bagno piccolo. Vedete, ci sono due ganci e all'interno abbiamo le fessure dove possiamo andare a mettere quello che vogliamo. Sempre vi lascio qui tutto. Andiamo avanti. Questi li spostiamo, facciamo spazio. È volata la penzolina, l'appendino, scusate. Però aspettate ragazze, perché altrimenti io poi faccio confusione. Questo me lo rimetto qui dentro, perché c'è dentro l'adesivo e c'è anche all'interno la spatolina per andare a... Quindi è molto completo come pack. Poi altrimenti perdo tutto e non riesco più ad incollarlo, perché questo qua si incolla, quindi lo posiamo così. Come questo, vai farlo? Sta fermo. Questo qui invece cos'è? Andiamo ad aprire. Che leggero. Che ho preso? Aria? Che cosa sei? Le menzoline del bagno in oro! Le menzoline del bagno grande, ragazze, quanto le ho volute! Mi sono piaciute tantissimo quando le ho viste, perché sapete che il bagno mio grande è appunto in marmo e oro. E volevo le menzoline nere e oro. Dentro all'interno troviamo anche appunto le viti, i tasselli e tutto, quindi tutto molto completo. E guardate la bellezza di questa menzolina, ragazze. Me la avvicino. È bellissima, è bellissima. Nero e oro. E comunque, secondo me, va così. Cioè così al muro, questo è il davanti, ragazze. Questo è qua poi... Faremo un video a parte, un terzo video, dove andremo a mettere tutte le cosine che io ho preso da Timu, perché veramente appunto sono cose che mi servivano. Metto le viti all'interno, altrimenti perdiamo tutto, e la rimetto dentro lo scatolo. E andiamo avanti, poi ho preso degli organizer da frigo, questi li volevo tantissimo, e però mi sa che sono sparsi un po' qua, un po' là nei pacchi, perché qui io ne vedo... Quante cose ci sono, ragazzi? Aspettate! Allora, qui io ne vedo uno. E questo qua, apriamolo insieme, è quello che si infila tra un compatto del frigo e un altro per accantare lo spazio. Wow, ragazzi, cioè si apre pure. No, vabbè, questa cosa non l'avevo capita. Vedete? Questo qua si mette così. Tra uno scomparto e l'altro del frigo. Vi lascio sempre di lato, poi vi dico con me appunto il prezzo del prodotto e come funziona, perché magari visti così non rendono bene. Ottima qualità, ragazze, non mi aspettavo che facesse questo giocattolo appunto di allungarsi. E questo è un altro, mettiamo qua. Poi ho preso i taglierini, come li chiamate, non lo so. Questi qua li avvicino. Guardate, non devo ammazzare nessuno, ma questi qua mi servono quando faccio gli unibox. Credo di essere rimasta l'unica youtuber su YouTube ad aprire ancora i pacchi col coltello. Quindi quando li ho visti così carini, guardate quanto sono carini, era un pacco da tre. Ho detto ok, li prendo, almeno faccio la carina quando apro i pacchi. Mi modernizzo pure io, ma c'è andare col coltello come trogloditi. Queste sono luci LED, ragazze, che si caricano a luce solare. Io l'ho presa per il terrazzo. Anche queste sono uscite in dotazione, le ho persa, le viti e tutto. Quindi sempre tutto molto sistemato, ragazze. E queste sono comodissime per un balcone, per un terrazzo, perché appunto si caricano a luce solare, poi la sera vanno ad accendersi e abbiamo la luce. E li ho pagate, ragazze, pochissimo, potete vedere qui di fianco. Andiamo avanti e vediamo cosa c'è dentro questo qui.
Dentro questo qui c'è la seconda mensolina del bagno, sono due infatti. La prima ve l'ho fatto vedere, quindi andiamo velocemente. Qui c'è la seconda perché ho deciso appunto che ne voglio mettere due. Ho una sopra e una sotto, o una diciamo sotto e l'altra sopra diciamo a metà. Non so se mi avete capito, va bene, poi lo vedrete. Questo qua piccolino, vediamo cosa c'è dentro questo piccolino che non mi ricordo, ragazze. Pacchettato benissimo. Wow! Lo sbiancatore, come si dice? Sbiancante no, sbiancatore per i denti, ragazze. Quello a luce blu, guardate, ne apriamo uno. Sono, io ne ho presi due ovviamente, uno per me e uno per mio marito. Di questi, ragazzi, vediamo se si accende, se c'è già la batteria. No, si ci deve mettere la batteria, dobbiamo metterci la batteria. Ragazze, sono questi qua. Guardate, penso che li avrete visti un po' ovunque. Sono due e sono costati, ragazze, veramente una sciocchezza. Sempre qui di fianco trovate tutto. E andiamo avanti ancora. Cos'è questo? Un tubo di Ringo, no? Che cos'è? Ah, aspettate che forse l'ho capito che cos'è. Che cos'è? No, raga, aspettate. Aspettate, aspettate perché non lo sto capendo. No, ragazzi, ho preso delle tele, dei quadretti, per mettere dei quadretti. In corridoio ve l'avevo detto qualche video fa che voglio cambiare una parte del corridoio e ho preso le stampe, ragazze, e sono bellissime, non me le aspettavo così veramente, ragazze, guardate, sono da incorniciare ovviamente, questa è una, questa è un'altra con il mare, poi ovviamente immaginatele con la cornice nera, questa è un'altra, sono fatte veramente benissimo. Questa qui con le spighe di grano. Questa qui con i pampas. Io li chiamo così, si chiamano così, credo. Ragazze, niente, sono bellissime. Guardate questa. Cioè, sono tantissime di queste stampe. Potete, con la scritta home, con la scritta family, con il mare, come le ho prese io, che mi rilassano tantissimo. Quindi potete spaziare. Fare dei qualsiasi quadretto volete fare, qualsiasi diciamo stile eccetera eccetera, perché ce n'è di ogni e costano veramente pochissimo e sono di altissima qualità. Io ve li voglio avvicinare, ragazze, perché veramente così secondo me non rendono, per farvi vedere, guardate, guardate come sono, sono bellissimi, bellissimi, bellissimi veramente. Allora, credo che siamo quasi alla fine di questo video haul. Insomma, qui c'è altra roba e sento pure che c'è un rumorino di qualcosa che potrebbe rompersi. Andiamo avanti, strappa la carta. Mi sposto, ovviamente vi lascio lo spazio. No, vabbè raga, questa la volevo tantissimo, questa qua è la Palesco per paletta. Dove praticamente non serve neanche andare a battere fuori la scopetta, perché abbiamo i dentini della palettina, ecco, vedete, eccola qua, che praticamente vanno a pulirci la scopa. Ve la faccio vedere sempre qui. E questa era l'ultima. Poi in un altro video, ragazze, guardate, la scopina poi è carinissima, è sottile e si va a infilare nei punti, tipo ad esempio come a casa mia tra il frigo, il mobile qua accanto, che è un punto molto stretto, faccio fatica con la scopa classica, l'aspirapolvere non esiste, impiegarlo là dentro, a meno che non monto il tubicino quello fino per sottile per gli spazi stretti. Quindi con questa, ragazza, sarà un gioco da ragazzi. Ovviamente bastone in acciaio. Oh, ma che cos'è? No vabbè ragazze, questo non l'avevo capito che era in dotazione. C'è anche la spazzola per pulire il pavimento o i vetri, ragazze, niente, fantastico. Va bene, questo primo video haul di Timu finisce qui. Io spero che vi siano piaciuti i miei acquisti, spero che vi abbiano dato anche ispirazione. Se dovete appunto acquistare su Timu, a parte che c'è il mio codice sconto sempre sopra impressione, potete usufruire per avere ulteriore sconto, a parte che se scaricate l'app
potete a primo acquisto avere il 50% di sconto, a parte che ci sono degli articoli che sono fino al 90% di sconto. Ragazze, io questo video lo chiudo qui, se vi è piaciuto un bel pollice in su, ci vediamo per la seconda parte e poi ci sarà anche una terza parte dove andremo a provare tutto, a provare la scopa, a provare il secchio, questo qui con i mop, insomma a mettere le menzoline, farò un video dove appunto andrò a pulire con le cosine che ho comprato da Timu e andrò anche a decorare la casa con i vasi e le altre cosine che mi sono arrivate. Io vi mando un grosso bacio come sempre, se il video vi è piaciuto un bel pollice in su e ci vediamo al prossimo vlog!